fai? No, venga, va questa. Enjoy. In questa città giravano un mucchio di soldi e un mucchio di gente. Varie bande dagli accenti più improbabili, affaristi senza scrupoli, spericolati improvvisati, insomma, tutto il meglio che c'era sulla piazza pareva essersi riunito qui. Persone che amavano il rischio, l'azzardo. Ognuno aveva la sua zona, con i suoi traffici, più o meno leciti. Ma nonostante le sparatorie e gli scontri continui, c'era soltanto un posto che tutti consideravano sacro. Il tavolo verde. Si giocava ogni primo martedì del mese e gente senza scrupoli che si sarebbe sgozzata fino a poche ore prima si riuniva come se niente fosse, osservando rigidamente un codice d'onore che prevedeva regole come non rubare. Assurdo, ma era così. Quel martedì però era diverso. I giocatori più incalliti della città erano stati invitati per una misteriosa partita. La sala era buia e isolata, e quelli che vedete giocare al tavolo sono Florian, età 48, di cui 16 passati in un carcere di massima sicurezza, patrimonio stimato 1,5 milioni di euro, attività scommesse clandestine, soprannome il direttore d'orchestra. Vi state chiedendo il perché? Ogni volta che vincevo una mano era la stessa storia. Pablo, età 35 anni, latitante da 12. Patrimonio 7 milioni di euro. Attività narcotrafficante in borghese, che vorrebbe dire meccanico. Soprannome è il Piciccio. Ma attenti, non gli piace affatto. Al, età 37. Patrimonio stimato, non stimabile. Si vocifera che per il suo 18° compleanno il padre gli abbia regalato un'isola dell'arcipelago delle Filippine. Soprannome lo Sceicco. Lucio, età 29. Patrimonio 0 euro e un mutuo da pagare. Attività, ricercatore universitario alla facoltà di statistica. Un genio del calcolo. Soprannome, El Cagon. Affibbiatogli da piccolo, non ha mai fatto nulla per smentirlo. E che adesso ha una gran paura di Pablo. Ma per capire meglio il perché, bisogna fare un passo indietro. Hola. Sí, ¿quién habla? Interesante. Se agarra el ancho para andar con ¿qué es la que voy? Tu profesional. Qué bien. Sí, pedazo de puto. ¿Cómo andás? Sí, ¿qué mierda haces esta universidad de tiragoma, eh? Escuchame una cosita, a ver si te queda claro. Hoy a la noche vamos a jugar partidito, vamos a hacer las cosas bien, yo me voy a llevar mi platita y va a salir todo tranquilo. Vos contás las cartas, haces tu zaraza, lo que vos quieras. Y después, si sale todo bien, voy a pensar cuánto te doy, ¿dale? 10% por ahora. La partita sembrò subito volgere al meglio per Florian, con tutti gli annessi e connessi che ogni sua mano vinta comportava. Al continuava a perdere senza troppi problemi. Pablo, dopo un inizio stentato, piano piano iniziò a prendere terreno. Si vincevano e perdevano milioni alla velocità della luce. Fino a quando non si arrivò all'ultima fatidica mano.
Pablo, scala reale, assi in mano, 1. Florian, poker d'assi, assi in mano, 4. Quel martedì, su quel tavolo verde, c'era un asso di troppo. In questa città giravano un mucchio di soldi e un mucchio di gente. Persone che amavano il rischio, l'azzardo. Io, col rischio, non avevo mai voluto avere a che fare, neanche da piccolo. Per questo mi chiamavano El Cagón. Gli altri si lanciavano con le biciclette. Ed io contavo quanti cadevano e quanti no. Fino al 6% è un rischio accettabile. Oltre no. Sono i numeri che lo dicono, non la paura. Per calcolare tutti i rischi e le variabili ci possono volere degli anni. Anni di osservazioni, di contatti, di raccolta dati. E in più bisogna saper studiare la psiche umana, le possibili reazioni delle persone. Nel mio caso ci sono voluti 3 anni. Ma alla fine il conto è stato perfetto. 5,48% di rischio. Il risultato? 7 milioni di euro. Ah, dimenticavo! Fondamentale per ridurre i rischi è truccare un po' la realtà. Lui è Dario. Età 32. Patrimonio? La metà di 7 milioni di euro. Professione? Mio assistente di statistica all'università, con l'hobby della magia. Soprannome? Da qualche tempo mi diverto a chiamarlo Asso. Thank you.